Welcome back, SIHH TV studio and auditorium. Last session of the day. This session is going to take place in Italian. Cette session va être en italien, with simultaneous translation into English. So if you don't understand Italian, now is the last time to go and get your headset there. Buonasera, benvenuti allo studio televisivo e auditorio del Salone dell'Alta Orologeria. Per la prossima mezz'ora accoglieremo un ospite eccezionale, una vera leggenda del fumetto erotico, Milo Manara. Milo Manara è qui perché ha lavorato con il marchio Ulysse Nardin per la creazione di 10 orologi, i cui quadranti sono stati disegnati appunto da lui. Raccontano in 10 scene la storia di Nadia, una donna, e di Ulissa, una sirena, e ci faremo poi raccontare la storia in dettaglio da Milo Manara in un attimo. Comincio col mostrarvi tre degli orologi, sono questi, sono visibili naturalmente qui al Salone, lanciati ieri da Ulysse Nardin, e invito Milo Manara a raggiungermi sul palco. Benvenuto. Grazie. Benvenuto, grazie per essere qua con noi. Prego. Milo Manara, 10 orologi, 10 illustrazioni che raccontano la storia di Nadia, una bella giovane donna, e Ulissa, una bella sirena. Chi sono questi personaggi e cosa fanno? Allora, i personaggi sono i protagonisti della storia, ma nella mia intenzione dovevano anche rappresentare, diciamo, i due mondi, quello acquatico e quello terrestre, ecco, per cui quello nascosto dagli abissi marini e quello invece che conosciamo tutti. Perciò, più che oltre a, diciamo, essere l'incontro tra due creature, ma sono anche due rappresentanti di due universi così lontani, insomma, così apparentemente lontani, ecco. E dato che il tema doveva essere acquatico e dato che chi me l'ha chiesto si chiama Ulysse Nardin, non ho fatto niente di meglio, diciamo, che pensare a una sirena, ecco, come omaggio proprio al nome di Ulisse. Per un disegnatore di fumetti il nome di Ulisse è molto evocativo. Assolutamente. È un po' il nostro destino, insomma, di continuare a raccontare l'avventura umana, che è il primo grande racconto che è alla base della nostra cultura, ed è per l'appunto Ulisse. Quindi, se questa proposta mi è venuta da qualcuno che si chiamava Ulisse, non ho potuto far altro che accoglierla con grandissimo entusiasmo. Quindi, insomma, l'ispirazione era già lì tutta sul tavolo, pronta. Ma certo, ma in più anche il fatto che l'inizio di questa compagnia era di costruire strumenti di navigazione, sì, per la navigazione, in un'epoca in cui la navigazione era solo strumentale, cioè non c'erano i GPS, non c'erano i satelliti e si andava ancora a vela, per cui agli strumenti si affidava proprio la vita, insomma, gli strumenti dovevano essere di una precisione eccezionale, i sestanti che dovevano calcolare esattamente l'altezza di un certo astro sull'orizzonte, che poi con le efemeridi si ricavava la latitudine da lì. Cioè, erano cose di una precisione incredibili e poi di un'importanza capitale. Veramente l'intero equipaggio di una nave affidava la propria vita, insomma, a questi strumenti. Assolutamente. Ecco. E perciò io, che sono molto appassionato di navigazione, in particolare poi della navigazione dell'epoca d'oro della navigazione, quindi quella inglese di fine 800, da metà a fine 800, diciamo, per chi costruiva questi strumenti, per me era già venerabile, insomma. Quindi c'è la questione di Ulisse, ci torneremo, c'è il fascino degli strumenti di questo genere, complessi, che rispondono, certo, alle necessità complesse. C'è la navigazione, lei ha anche avuto una barca, lei ha navigato attraverso, sì, il Mediterraneo. Sì, ce l'ho ancora, sì, però comincio a essere un po' troppo vecchiotto e il mare comincia a essere un po' troppo inaffidabile. Molto, molto inaffidabile.
Parliamo un attimino della questione Ulisse. Ulisse evoca tutta una serie di cose. Intanto non è soltanto il personaggio che parte in viaggio, che supera tutta una serie di disagi e problematiche, ma è anche un personaggio che ritorna costantemente. C'è l'Ulisse dell'Odissea, c'è l'Ulisse di Dante, di Joyce, dell'Odissea nello spazio. È una presenza quasi, quasi costante, no? Certo. È un personaggio che in qualche modo esce dalla routine e ci incita ad uscire dalla routine. È questo che, su quale hai giocato? È proprio questo il ruolo di Ulisse, è una specie di tentatore, insomma, che ci chiama sempre a un destino superiore, a un destino che non sia fatto della vita routinaria quotidiana, ecco. C'è appunto nell'Ulisse dantesco, c'è quella famosa frase, perché Dante lo mette all'inferno Ulisse, mm-hmm. insieme con Diomede, certo. come consiglieri fraudolenti questi due, e appaiono sotto forma di due fiammelle, e Dante appunto è stupito di trovare Ulisse, personaggio così encomiabile e così alla base appunto della ricerca umana. E Ulisse gli spiega, sì, sono all'inferno perché ho consigliato il cavallo di Troia, ma dice, la mia fine è dovuta al fatto che io, l'ultima volta che ho chiesto ai miei marinai di accompagnarmi verso al di fuori delle colonne d'Ercole, quindi alla ricerca proprio dell'estrema avventura, loro non volevano seguirmi e io mi sono rivolto a loro dicendo: considerate la vostra semenza, il seme da dove venite, fatti non foste a vivere come bruti ma a servir virtute e conoscenza, dice Dante. Ed è quello appunto a cui ci sprona, insomma, questa figura di Ulisse. Quindi la libertà, l'evasione, la ricerca, sì, oltre i limiti. Cercare di vivere sempre cercando le virtù e la conoscenza, quindi sì, cercare di spingerci sempre oltre i nostri limiti. Che è un po' quello che si cerca di fare anche con questi elogi. Vorrei mostrarne due più in dettaglio, che sono questi. Sono due delle scene. Il corpo femminile qui è illustrato in un modo, come dire, ideale, come spesso i personaggi femminili nei suoi fumetti. Mi dica un po' come lei pensa al corpo femminile e poi come lo traduce nel disegno. Ma penso di pensare al corpo femminile così come lo pensano, direi, tutti. Non credo di avere una visione, diciamo, riservata per il corpo femminile. Casomai la mia prerogativa è quella di cercare di riprodurlo, insomma, cercare di, nel perimetro che si costruisce con il disegno, fra le mille strade possibili, scegliere quella più giusta. Ecco. Appunto, come si fa il casting, casting è una grossa parola, ma per una storia così, come si sceglie il tipo di volto, il colore dei capelli, il tipo di corpo che si vuole illustrare? Come, allora, si decidono queste cose? Io intanto, per cominciare, ho dovuto tenere conto del fatto che poi queste immagini sarebbero state riprodotte in piccolissimo. Scala, sì. E qui so che abbiamo le pittrici straordinarie, artiste che hanno fatto questo lavoro. Quindi ho cercato di non affidarmi troppo alle espressioni del volto, sapendo che sarebbe stato comunque un'impresa veramente quasi impossibile, ma adesso comincio a ricredermi, comincio che ce l'avrebbero fatta comunque, perché oggi ho visto il lavoro finito, è una cosa veramente sorprendente. Ad ogni modo, io presuntuosamente, sottovalutando le doti di queste due grandi artiste, ho cercato di affidarmi più al movimento che non all'espressione della faccia, eccetera, pensando appunto all'immagine molto ridotta. Quindi sia le figure umane, sia anche lo squalo, eccetera, hanno tutti un certo tipo di presenza, di articolazione nell'interno del cerchio che io ho disegnato, cercando di rendere interessante la figura. Perciò la figura della ragazza, sia per il gioco dei capelli nell'acqua, sia per il gioco anche di questa veste che ha, che è un po' una tunica, un po' una maglietta, cioè non ho voluto metterla in costume da bagno, non ho voluto metterla in due pezzi, proprio per avere la possibilità con questo indumento di giocare un po' con il movimento creato dall'acqua, insomma.
E quindi più appunto che scegliere un personaggio connotato da un viso, da certi lineamenti, ma ho cercato di scegliere questa figuretta che si muovesse così nell'acqua e che il suo movimento fosse accentuato dai capelli, dai vestiti, dalla coda della sirena. La sirena poi l'ho immaginata carica di questi gioielli marini che sono in pratica delle conchiglie, Sì. insomma delle perle, dei pezzi di corallo, di Poi la queste... vedremo, sì. Questi gioielli di tipo proprio abissale, insomma. Naturalmente il disegno è una rappresentazione, ma il disegno erotico è anche un modo per stuzzicare le fantasie, o il desiderio. E questi sono forse i disegni che stuzzicano il desiderio e le fantasie maschili, ma anche femminili. Vede una differenza? Oppure no? Beh, sì, probabilmente l'immaginario non è esattamente uguale, insomma, però abbiamo ad ogni modo dei territori in comune. E io in questo caso ho cercato di limitare, o meglio, di rappresentare l'erotismo soprattutto attraverso il bacio, diciamo, che il bacio può essere anche di tipo, diciamo così, saffico, come non necessariamente scoccato sulla bocca, diciamo, ecco, ma è sempre attraverso un bacio, cioè il contatto della bocca, non quindi attraverso la penetrazione, quindi non attraverso i movimenti meccanici, ma attraverso movimenti che abbiano più a che fare con l'amore, diciamo, che l'amore è rappresentato dal bacio, ecco. Lei quando disegna, usa, quando disegna delle figure femminili, usa dei modelli oppure semplicemente si mette a disegnare e la cosa esce In certi casi dal... sì, uso la modella, nel caso di illustrazioni molto grandi e particolarmente elaborate, in cui cioè vengono richieste delle pose specifiche, ma in genere quando faccio i fumetti, no, i fumetti sono sempre, cioè si pensa che devo disegnare 4, 5, 6 figure per ogni personaggio ogni giorno, sarebbe impossibile avere... Certo. E neanche in questo caso, perché in questo caso doveva essere più una rappresentazione della fantasia, insomma. Quindi trovare una modella che stesse immobile nell'acqua, sotto acqua, mentre No, ma una io... fotografia come modello o cose. Beh, le fotografie naturalmente aiutano, ecco, per vedere un po' la colorazione, il tipo di filtro della luce che c'è nelle immagini subacquee, questo senz'altro aiuta. Ma D'accordo. non è che, cioè, io no, non posso, non devo essere condannato a trovare la fotografia giusta perché sennò non sono in grado di Certo, andare avanti. assolutamente, Io devo essere assolutamente. autonomo, Sì. insomma, rispetto alla fotografia può essere un aiuto, ecco. Assolutamente. Adesso lei ci ha raccontato un po' il personaggio di Nadia, la tunica maglietta che la rende un po' intemporale, quindi può essere una donna di oggi, una donna del passato, eccetera. Certo. Gli altri due personaggi, Ulissa la sirena, ma esistono le sirene? Certamente che esistono le sirene, io ne sono assolutamente convinto, Perché? sono sicuro perché abbiamo troppe prove della loro esistenza, abbiamo immagini di tutti i tipi fin dall'antichità, abbiamo testimonianze di persone che le hanno viste. Credo che sia impossibile ai giorni nostri vederle a causa dell'inquinamento Del mare. del mare, degli oceani. A causa di queste isole naviganti, viaggianti, galleggianti di plastica, hanno trovato nella fossa delle Marianne, mi pare proprio un sacchetto di plastica, ma poi soprattutto il problema sono le microplastiche, cioè quelle in cui si spezzettano le grandi oggetti di plastica e che addirittura sembra che siano calati sul fondo, cioè Assolutamente. le isole che noi vediamo sono la parte emersa dell'iceberg, diciamo. Quindi il mare della storia d'amore è un mare un po' ideale. C'è un altro personaggio comunque in questi orologi di cui si parla poco ed è lo squalo, che appare in alcuni dei 10 quadranti. Io ho mostrato i suoi disegni nei giorni scorsi a due o tre amiche, donne, e due di loro mi hanno detto, ma forse lo squalo ha voluto rappresentare gli uomini. Lei cosa risponde? Ah, beh, non ci avevo mai pensato, ma mi pare un'idea interessante comunque, e credo che sia anche vero a questo Perché punto. c'è almeno una delle scene dove si ha l'impressione che lo squalo arriva e divide le due donne, no? Quindi Sì, comunque non è no, intenzionale. no, non è intenzionale, ma probabilmente subconsciamente sì, cioè la parte del terzo incomodo, diciamo,
tutto sommato abbastanza tontolone, così poco pericoloso alla fine, insomma. Sì, che gira attorno senza capire bene cosa sta succedendo, è il nostro ruolo, insomma, non abbiamo mai capito bene. Va bene, lo prendiamo come tale. Lei ha disegnato 10 scene. Sono essenzialmente, quando le vedremo una dopo l'altra, sono una storia compiuta sulla prima Nadia e sulla nave, poi si tuffa, nuota con lo squalo, incontra Ulissa, si amano, eccetera. Quindi si può vedere un filo logico nella storia. Però, e alcune immagini, fra l'altro, sono molto più esplicite di altri. Però sono anche scene che sono pensate per esistere da sole, cioè uno si compra un orologio. E quella scena deve stare e vivere per conto proprio. Certo, sì, almeno il mio intento, diciamo, è proprio quello di aver creato delle scene che siano autonome, che vivano di vita propria, diciamo così, e che però acquistino un ulteriore significato se accostate alle altre due che stanno a destra e a sinistra, Certo, diciamo. certo. Quindi la sfida è stata un po' quella, appunto, di rappresentare, di creare una storiella, un intreccio, diciamo così, che dia la possibilità di interagire a questi tre personaggi, le due ragazze e lo squalo, diciamo, la sirena, la ragazza e lo squalo, ma in più di poter raffigurare anche l'altro universo, quello terrestre, appunto, cambiando completamente gamma cromatica. Cioè, mentre le immagini subacquee ovviamente si basano sempre sui toni del blu, dell'azzurro, del turchese, mentre nelle immagini terrestri, diciamo così, fuori dall'acqua, oltre la superficie dell'acqua, ho introdotto l'elemento del tramonto, per esempio, in modo che non si ripeta ancora la stessa gamma di colori, in Certo, modo da poter avere una variazione anche proprio assolutamente. visivamente, guardandoli tutti e 10, di vedere la differenza anche sul piano proprio cromatico, insomma. Adesso lei normalmente, abbiamo tutti letto, visto Click e altri libri suoi, pubblicazioni sue, normalmente disegna in spazi quadrati o rettangolari. Qui ha disegnato i disegni originali in spazi rotondi, penso che ne ho uno, salvo errore, da mostrare, eccolo qua. Questa è la scena dove lo squalo sembra voler dividere le due donne, o forse sta solo giocando. Come cambia il lavoro di composizione della scena quando non ha gli angoli e le linee a cui appoggiarsi? Sì, intanto bisogna tener conto, io ho tenuto conto del centro, Perché il perché centro attualmente non si può il utilizzare, c'è il perno centro e deve quindi. essere Sì. libero, pena se no rovinare proprio l'immagine della figura stessa, insomma. Certo. Quindi tutto deve ruotare intorno al centro. Ci può essere la scelta di fare ruotare proprio l'immagine, di dare un'impressione di rotazione, diciamo, disponendole intorno alla circonferenza, oppure ci può essere invece la scelta di metterle in diagonale, di queste organizzarle in diagonale, fare in modo che diventino quasi le pale di un'elica, diciamo, suggerendo Sì. il comportamento, il movimento in questo senso, oppure addirittura di ammassare tutta la parte di volume in un lato solo. Quindi, quando ho introdotto le piante acquatiche, il fondale, eccetera, ho cercato di metterle sempre in un solo settore, in modo da creare uno squilibrio di pesi che venga equilibrato poi delle due figure. Quindi ho cercato, insomma, di tener conto del fatto che l'immagine è circolare e che deve essere organizzata in modo da creare un movimento perenne, ecco, insomma, che trovi il suo equilibrio, che non trovi mai il proprio equilibrio, ecco, diciamo così. E poi Lise Nardin dall'altra parte ha cercato di lasciare il quadrante il più spoglio possibile, infatti ci sono state le lancette e dei punti per le ore in modo da poter comunque massimizzare il disegno. Sì, ho visto che c'è stata un rispetto, una considerazione, insomma, per il mio lavoro, ma soprattutto per il lavoro delle due artiste che hanno miniaturizzato poi. Questo io quando le ho viste oggi, ho visto gli orologi per la prima volta, c'erano i miei disegni e c'era vicino l'orologio, ho avuto davvero l'impressione di essere diventato come Gulliver,
e di essere capitato nel mondo di Lilliput improvvisamente, cioè la realtà mi sia ristretta improvvisamente davanti agli occhi, perché la sensazione è proprio quella che siano esattamente uguali al disegno in grande. E infatti abbiamo un video che mostra un po' di questo lavoro, poi ci torniamo sopra. Si utilizza una tecnica molto semplice. Non c'è del segreto. Ecco, quindi un lavoro, malgrado il contesto erotico, direi quasi da certosino, no? per tradurre un disegno a 3 su 40 mm con questo tipo di qualità. Mi dicono che i pennelli sono dello spessore di un capello. Ah, immagino, sì, che ci voglia proprio capelli. Comunque lei umani. Gli orologi non li aveva visti finora, quindi lei non è intervenuto dopo aver consegnato i disegni fino a quando gli orologi erano finiti. Non ha visto fasi intermediarie. No, assolutamente. D'accordo. Mi parli un po' della relazione con Ulysse Nardin. Quando sono venuti a cercarla, quando l'hanno chiamata, cosa ha pensato? Ma per me, come dico, è stata il richiamo dell'avventura, ecco, perché questo rappresentava un po' sia il progetto che mi è stato proposto e sia anche appunto il nome della la casa stessa, ecco, che me l'ha proposto. Era come il richiamo di un'avventura che coinvolgeva ragazze, sirene, squali, eccetera, quindi proprio piacevole, insomma. Piacevolissimo. Qual è il suo rapporto al tempo? Lei vive in città parte dell'anno, in campagna parte dell'anno, quindi un ambiente più rumoroso e rapido, un ambiente più calmo. Qual è il suo rapporto al tempo? Sì, beh, la nostra zona è una zona di nebbie invernali, quindi soprattutto d'inverno. Per non avere l'obbligo, perché noi normalmente abitiamo in una casa isolata in campagna, quindi per qualsiasi cosa c'è bisogno di prendere la macchina per andare a comprare qualsiasi cosa, insomma. E perciò nei periodi invernali, nei 2-3 mesi d'inverno, è molto più comodo vivere in città, insomma, in cui si esce da piedi, si certo. Trova tutto, eccetera. Ma a livello del lavoro ha un impatto? Lei lavora meglio nella calma della campagna, nella Ma devo dire che anche in città ho uno studio che è una torretta sui tetti, completamente isolata, diciamo, dalla strada. Sento raramente rumori stradali. D'accordo. Per cui... Ulysse Nardin è un piccolo marchio di alto livello, molto orgoglioso della qualità artigiana dei suoi prodotti e dei suoi orologiai. Mi sembra che si potrebbe dire la stessa cosa del disegnatore che lavora per conto proprio, che è un artigiano fondamentalmente. Certo. Quindi sono molti paralleli. Io ho una fotografia di lei nel suo studio mentre sta facendo uno dei disegni. Ci racconta un po' come lei lavora? So che lei ha avuto una formazione classica, ha studiato Caravaggio. Sì, ho studiato liceo artistico, e sono da sempre appassionato di storia dell'arte, quindi sì, è uscito, l'ultimo libro mio che è uscito è appunto il secondo volume della vita di Caravaggio, che ho raccontato a fumetti. E beh, in questo caso la tecnica è molto molto semplice, per quello dico non ci sono segreti, uso l'acquerello, perché l'acquerello è lo strumento più agile, più adatto per lavorare sulla carta, ma anche contemporaneamente è il più leggero, diciamo, è il più trasparente, è quello meno drammatico, meno pesante, per cui anche per illustrare scene erotiche, per esempio, io trovo che sia l'ideale proprio perché
sdrammatizza un po' tutto quanto, ecco, riesce a dare una leggerezza alle immagini che si raccontano, che un certo distacco, insomma, per cui difficilmente si può scivolare nella volgarità, ecco, usando l'acquerello. Adesso, gli orologi rotici sono una tradizione dell'orologeria da parecchio tempo. L'Isnard è uno degli ultimi marchi a farli. Io so che lei ha un orologio erotico nel suo studio in città, che lo Sì, tiene. beh, diciamo meglio che è la riproduzione di un antico, di un orologio settecentesco, credo, dalle acconciature dei personaggi che ci si muovono all'interno, direi che siamo sul Settecento, insomma. E, sì, è un orologio in cui ci sono questi piccoli automi metallici che si muovono. Contrariamente alle immagini che ho disegnato io, che sfruttando il disegno, diciamo, possono suggerire movimenti molto più acquatici, armoniosi e non ripetitivi, mentre nel caso degli automi, degli automatici, sfruttano soprattutto il movimento ripetitivo. Quindi Certo. si può immaginare quale tipo di scena possano mettere in scena, appunto. Ma l'orologio che ho io ha due immagini, due scene, diciamo. Nella prima scena c'è un cavaliere che arriva davanti a una fontana e c'è una ragazza che pompa l'acqua dalla fontana e il cavallo che beve. Quindi un'immagine idilliaca, molto serena, per niente erotica, cioè per niente, diciamo che ha una C'è promessa una di erotismo, ma suggestione. non Sì. mostra. Invece sul retro, poi aprendo un portellone di argento, argentato, si trova la seconda scena, che però si muove solo quando c'è la sveglia che suona. Ho Cioè bisogna capito. caricarla separatamente dall'orologio Sì. e quando la lancetta della sveglia viene toccata, insomma, si scatena la La seconda passione, si scateva la rappresentazione, passione, che d'accordo. invece è proprio una scena Certo. di Come quelle di altri orologi erotici con dei piccoli automi, come altri che ha fatto dall'altra parte l'Isnard in anni passati. Lei ha guardato gli orologi precedenti di l'Isnard prima di cominciare questo lavoro? Beh, non espressamente quelli, ma sì, ho certamente guardato quegli orologi di Ulysse Nardin su internet, Certo. perché ho voluto vedere appunto che tipo di indirizzo aveva, perché già il fatto che facesse strumenti nautici già me l'aveva reso venerabile, diciamo, ma ovviamente ho voluto vedere anche un po' gli orologi. Poi so che l'erotismo è sempre stato comunque alla base di qualsiasi invenzione umana. Se si inventa la macchina fotografica, il primo utilizzo che si fa è quello di farne delle foto erotiche. Se si inventa La la telecamera, sì. Polaroid, immediatamente si usa per farne foto erotiche. Le telecamere private ormai servono quasi esclusivamente per quello. Internet è il regno dell'erotismo, della Quindi andiamo sempre pornografia. lì, insomma. Quindi evidentemente è una dimensione insopprimibile dell'animo umano, insomma, quella di rappresentare le proprie fantasie erotiche, ecco. Proprio il desiderio, il bisogno di vederle rappresentare, non tanto di metterle in pratica, ma di vederle rappresentare. D'accordo, ora vediamo come le ha rappresentate su tutti e 10 i disegni. Questa è la serie completa e la lascio lì per un attimo perché voglio vedere se qualcuno in sala ha una domanda, se no poi ne ho io uno o due per terminare. C'è qualcuno che ha una domanda per Milo Manara? No, No, in genere no, non ci tutti sono troppo mai. occupati a mettere quell'immagine sulle loro reti sociali, d'accordo. Allora concludiamo su questo punto che lei ha appena evocato dell'erotismo, cioè siamo in un'epoca che è veramente saturata in qualche modo di erotismo e di seduzione, dalla pubblicità all'internet, alla musica, ai clip musicali, eccetera. Qual è la vera capacità evocativa del disegno in un'epoca così piena di erotismo? Ma io credo che il disegno sia il veicolo ideale proprio per l'erotismo. L'erotismo è l'elaborazione culturale del sesso, diciamo, non è sesso. Certo.
così come l'alta cucina, diciamo, è l'elaborazione culturale del cibo, della sazietà, della fame, così l'erotismo è proprio un'elaborazione culturale del sesso, e le elaborazioni culturali avvengono soprattutto nel cervello, cioè il nostro organo erotico più importante è il cervello. Ora, il disegno si rivolge direttamente al cervello, mentre la fotografia, il cinema si rivolgono proprio visivamente anche a, diciamo, delle parti più basse, diciamo così, del cervello, cioè coinvolgono più fisicamente, mentre il disegno si rivolge proprio al cervello, cioè il disegnatore chiede all'osservatore: fai finta di credere che questo segno sia un piede, che quest'altro segno sia un occhio. In realtà, come ci insegna René Magritte, questo non è un piede. Questo non è un piede, sì. E invece nella fotografia, insomma, è proprio è una rappresentazione più prossima, sì. È la rappresentazione realistica, sì, diciamo, sì, al massimo, sì. È la riproduzione della realtà. Mentre nel disegno, no, è la rappresentazione della realtà, quindi è proprio una elaborazione di tipo culturale della realtà. Perciò ci troviamo proprio su due livelli uguali, comunicanti. Eros e il disegno sono esattamente sullo stesso livello e parlano proprio, si trovano perfettamente a loro agio nel parlarsi a vicenda, ecco. E quindi io credo che il disegno sia il cuore stesso dell'erotismo. Lo credo presuntuosamente perché faccio il disegnatore. Assolutamente. Se facessi fotografo, direi. Forse. Ma comunque, vabbè, gli amici di Listener Day mi dicono che la serie è stata molto, molto ben ricevuta dopo l'annuncio degli ultimi, giorni. Contentissimo. Milo Manara, grazie mille di essere venuto e di aver raccontato questa storia. Grazie a lei. Grazie, Milo Manara. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, devo dire due cose. Una, a quelli che ci guardano online, questo finisce il programma della giornata, ci rivediamo domani alle 9 e chiudiamo lo streaming adesso. E l'altra per noi qua, perché Listener Dan ci invita sul suo spazio qui al Salone per un happy hour con Milo Manara, con gli orologi, con i disegni e più. Quindi ci vediamo lì. Grazie, a dopo.